No, pronti. Perché sto così educati? Dietro le quinte. No, vedete? Bambini? Antonio. Allora guarda, c'è la tangenziale qui vicino, eh! La allora, non si vede la mattina né con la te né con te. Ma perché, perché? È tutto qua! Dopo 53 anni abbiamo scoperto qual è il segreto. Sabrina, è uguale, Simone, 44 gatti, com'è? Pronti? 3, 4. 44 ecco, gatti, è uguale. Via per sei, con resti di due. Tornarono compatti, via per sei, con resti di due. Poi gatti allineati, via per sei, con resti di due. Poi gatti consigliati, via per sei, con resti di due. Lo dici tu perché si allenano tutti i giorni con Sabrina Simoni. Io vado. Sabrina, riprenditi. Perché adesso tocca ad un altro protagonista di questa edizione. Lo so che è difficile anche per me andare avanti. Vediamo la clip di Alessandro De Muro. È bello. Posso andare? Ciao, mi chiamo Alessandro, vengo da Rocchetta Tanaro in provincia di Asti, ho 10 anni. Io so parlare un po' di inglese. The cat is under of the table. The dog is on the table. Il titolo della canzone che canto è Libus. Parla di un cane che mi è scappato e io lo devo cercare. Il mio animale preferito è il gatto. Ho parecchi gatti. Vorrei suonare la chitarra e siccome mio papà è un chitarrista mi sta insegnando a suonarla. Una volta avevo sentito dai miei nonni un CD di Fabrizio De André e da quel momento ho iniziato ad ascoltarlo sempre. Così la prima canzone che mi ha insegnato era una delle sue. Si chiamava Creusa de Ma. Umbre de muri, muri de maine. Donde ne veni, dove le cane. Di Frola con il codice di televoto 01, Libus, canta Alessandro De Muro. Un bel cane goloso. Il mio cane latino, Libus, su, 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 su.
Rufus, quale altra ti piace di questa edizione dello Zecchino? Tanto so che voi le imparate un po' tutte, no? Sì. Allora, la canzone che mi piace è Il Contadino. Il Contadino? Sì. Avresti voluto cantarla tu? No, perché mi fa ridere quando dice Contadino! È stata contagiosa questa cosa. Poi a lui gli hanno dato la canzone con più S in assoluto. Lui che c'ha una S sibilante. Di un po' questa cosa così, di un po'. Cosa? Di questa cosa così sassosa. Questa cosa così sassosa. Oh, e gli hanno dato l'ibus. È carina. No, ma lui c'ha solo la S però. Tu devo dire invece quasi tutte le consonanti. Le non comportarti male con me. No, io stavo dicendo di me che ho problemi anche con le io. Perché da le buona io, perché sei napoletana ho perché difficoltà. Altrimenti ho pronto un gingolino per te. Che cosa è questa? Comportati bene. Così non va, Veronica. Dovessi comportarti male, parte il gingolino. Adesso sono anche in punizione in quest'ultima puntata, ma tu guarda. Guarda com'è bella infiocchettata, la maglia. La maglia. La maglia dell'ana che è quasi dicembre. Senti, cosa hai chiesto come regalo quest'anno a Natale? A Babbo Natale? Allora, quest'anno vorrei. Dillo forte che Babbo Natale è in ascolto. Sarà un po' presto per Natale. Non so quello che ha chiesto, per cui conviene muoversi prima con i bambini. Perché Babbo Natale parte da lontano. Che hai chiesto? Allora, il gioco del Monopoli. Va bene. Un libro. Ah, sì, questo per far finta niente quando uno va dal giornalaio, ho capito. Poi? Poi ho chiesto un buzuki greco che è una. Beh, chitta... un buzuki greco chi è che non ce l'ha a casa? Ma guarda. Un buzuki. Amo, e secondo me è molto romantica. Io amo cantare e vorrei farlo anche da grande perché mi diverte. I miei animali preferiti sono il cavallo, il cane, la tartaruga. Fil di ferro, questi io li sento quando non è una riperto. Cosa sono i suoi, io giuro. Li sento cadere, tu pensa, sono un portatore sano di capelli. Posso, ti dicevo, che, vedi, tu mi confondi perché vuoi fare bella figura al posto mio, invece so perfettamente. Loro non so, è un film d'animazione ed è un cartone animato di grande successo. Come si chiamano? Si chiamano le Winx. Sono loro, Plum, Stella, Musa, Tecna e Aisha. Le Winx. Televoto 07. I suoni delle cose. Cantano Nicole Melis e Francesco Cavicchioli. Diventano
Francesco e Nicole. Che bello, lui mi piace quando si dà il tempo, quando canta in me. Le teste vuote, tutto mi è rimasta. Grazie dalla... Uffa. Così non va, Veronica. Ma non vale, sto male. Giocando io. Stai giocando, teste vuote, toc toc. Da quando hai visto le Wings non sei più in te. Eppure sei vestita così da... C'ho anch'io le alette, vedi oggi? Sì, portati via dallo studio. Allora, Pino! Oh. Stiamo giocando. Allora, adesso voi vi saluterete però, perché loro, io pensavo all'inizio che erano fratello e sorella. No. Invece sono stati scelti dopo tante selezioni a cantare questa canzone insieme, senza conoscersi. Assolutamente. Abbracciatevi come ci abbracciamo adesso io e Pino, perché tornate a Roma. Chissà se ci guarda, rivedremo guarda che ancora. Bella abbraccio, guarda che bello. Che bello abbraccio. Facciamolo tutti insieme anche a casa. Abbracciamoci. Eh sì. Lo sai che sarebbe proprio bello camminare per strada all'improvviso e abbracciare. Però chi, certo, il primo che incontri. Lo so, però magari non sarebbe compreso. Senti, però sarebbe Francesco, un gesto bellissimo. Ma la cosa più bella di questo zecchino qual è? A parte me, Fra, dai. A parte le maglie, i pini. Tutti. Tutto. E per te, Nicole? Tutto. Anche senti, per te. Francesco, grazie. A scuola, tu quanti anni fai? Guarda che faccia da paravento, come si dice a Roma. Quanti anni hai tu? 5. Ma vai a scuola? Sì. Che classe fai? Materna. Eh? Materna. La materna. La materna. Senti, alla materna, c'è la maestra? Pino, poi rimani lì, eh? E io sono, non mi alzo più perché mi ha preso già una botta d'artrite al ginocchio, però... La materna, qual è la materia in cui ti piace più studiare, insomma, l'italiano, fai un po' matematica? Niente, Latino, greco. Com'è il rumore della maestra quando si arrabbia? Come fa la maestra? Niente, palle. Sì, è il quinto emendamento. Si avvale della facoltà di... Mi hai riconosciuto subito! Veronica mi riconosce così perché io ho tenuto a battesimo Veronica in teatro, quindi adesso guarda, mi sei diventata una star. Hai capito? Grazie Gianni, mi hai portato fortuna, vedi? Non Pino, so se ringraziarti, dimmi. Pino, sei bellissimo, ho visto che hai già preso i capelli di Mago Zurlì. Sì, praticamente sì, un po' di porporina. Comunque è bellissimo, guarda, la vostra conduzione è molto divertente. Io poi, così, guardando lo zecchino, mi ricordo, non dico gli anni perché io, ma diciamolo, negli anni 60 con gli altri Piccolo Miracoli ho fatto dei lavori bellissimi con i frati dell'Antoniano, col grande Cino Tortorella, a cui manderei un applauso. Perché grazie Gerry per il tuo fatto. Assolutamente. Salutiamo tutti Cino. E poi sono stato anche ospite, insomma, e poi finalmente vedo i bambini che cantano le cose dei bambini, insomma, oh, che questo dovrebbe essere, sentire pronunciare parole di canzoni, insomma, adatte a loro. Missione compiuta, quindi possiamo dire, Gerry. Sì, io le canzoni le ho votate tutte perché sono tutte bellissime. E così ho anche portato acqua al mulino del centro di accoglienza di Haiti. Quindi invito tutti grazie, a televotare per la vostra causa. Grazie, Gerry. E alla fine Gerry dovrebbe dire: capito? Fatelo. Prova. Che belli gatti di Vicolo Rivoar. Io non so fare niente così eccezionale, e a sentire la gente non è mica normale, specie di questi tempi che persino i bebè sono tutti talenti, tutti beh, tranne me. Io non amo indossare tanta maglia di blu, io non so gargheggiare, tanto meno
Margherita, due cose rapidissime. Allora, dimmi così, senza musica, come sei tu? Bravissimissima, me lo dici qui? No, qualche volta faccio un po' male a casa. Qualche volta? Ma qualche volta faccio un po' male a casa. Fa arrabbiare vuol dire, fa un po' male a casa. È carina. E poi facciamo così. Quella lì è la telecamera. Lasciaci un bel sorriso lì, proprio in primo piano. Tutto per tutte le persone che ti stanno Santa guardando. Fa un bel sorriso. Eccolo qua. Bellissima. Che questo sorriso giunga ovunque. Grazie. Per questa Margherita. Bambina straordinaria, bravissimissima a fare la bambina. Esatto. Pensa un po'. Vorremmo seguire tutti questi consigli. E adesso è il momento di presentare la nostra amica Alice. Che bel numero, il 7. È il mio numero. I 7 nani. Eolo, Pisolo, Brontolo, Dotto. Aiuto, suggerite. Maiolo. Maiolo. Pinolo. Nannolo. Uno se ne scorda sempre uno. Ma perché questi giochetti? Ma è difficile, oh. Che lei lo sa sicuramente. Lunedì si torna a scuola? Sì. E che succederà a scuola? Che ricordi porterai di qua? Gli racconterò tutti gli amici che mi sono fatta, a tutti i miei compagni. Non gli racconta proprio tutto. Sì, sì. Mi raccomando. La nostra Alice è buona.